Cos'è la cosa che mi chiedono le pazienti dopo i... ma anche presto, anche a 30 anni, 30-40 anni, è: dottoressa, che mi sta succedendo qui? È tutto flaccidino, cosa si fa ora per trazionare? E dunque, ragazze, non dico solo ragazze, perché ci sono tanti uomini ora, per fortuna, che si aprono a questa nuova branca. È un processo naturale, è un processo che risente moltissimo del nostro stile di vita, però risente anche tanto della genetica. Quindi c'è chi più fortunata, chi meno. Da specialista in chirurgia plastica e da donna ho un'ottica un po' diversa. Per cui l'approccio una ventina d'anni fa, ma anche 10 anni fa, era sicuramente chirurgico, di natura chirurgica, quindi affrontare un lifting chirurgico tradizionale, con incisioni tradizionali, quelle che passavano dai capelli posteriormente al trago, quindi questa parte dell'orecchio, dietro all'orecchio, e si poteva così avere una manipolazione dei tessuti e dei muscoli sottostanti. Era però, ed è un intervento piuttosto importante, che richiede impegno, un post-operatorio discretamente impegnativo e quindi adatto a una platea di pazienti che realmente ne hanno bisogno, ma oggi le richieste sono diverse. Sono diverse perché siamo diventati veloci, è una vita veloce, è un fast tutto, è un fast life. Mi chiedono: dottoressa, faccia qualcosa, e sì, ma io poi dopodomani ho un matrimonio, dopodomani ho una riunione con i manager e via. Questo è il panorama di oggi. E in parte è un panorama abbastanza realizzabile grazie alla tecnologia e quindi grazie ai nuovi prodotti che abbiamo avuto. Il mio passaggio quindi è stato un passaggio dove la chirurgia era una risposta anche precocemente ai 40 anni o 50 anni. Oggi, attraverso un grande aiuto che abbiamo nei prodotti iniettivi, dei filler, quindi a base di acido ialuronico, essenzialmente la sostanza naturale della quale è fatto la nostra struttura, la nostra rete, appunto, della cute, del sottocute, del nostro corpo, possiamo fare dei piccoli miracoli, fatti chiaramente ed eseguiti da professionisti specialisti e che quindi sappiano esattamente quali sono i limiti, quali sono le giuste indicazioni, essenzialmente si muovano in perfetta sicurezza. Per cui ho visto realizzare da donna e poi da chirurgo quel mio sogno, che era migliorare la vita dei miei pazienti lasciando il minimo segno, e quindi attraverso l'utilizzo di questi filler di cui vi parlavo, attraverso l'utilizzo della tossina botulinica, il volto essenzialmente, che è un volto che presentava e che presenta i segni di invecchiamento, quindi svuotamento della componente adiposa. Prima si pensava che fosse essenzialmente un rilassamento cutaneo, ora si è capito che è il tessuto adiposo del volto che viene degradato ed assorbito con l'età, e quindi attraverso questi iniettivi che in più piani del volto agiscono quindi profondamente per ricostruire i volumi, in maniera un po' più superficiale per attutire le rughe un po' più profonde, e attraverso la tossina botulinica per ampliare lo sguardo, rilassare le rughe d'espressione, abbiamo iniziato a fare dei piccoli miracoli. C'era però un angolo scuro per me, da donna, che cresce e sviluppa i suoi problemi. Anche il mio collo incominciava ad avere dei segni di cedimento, e quindi sognavo qualcosa che non mi costringesse a fare chirurgie troppo invasive. Per cui, già felice di quello che riuscivo a ottenere per i miei pazienti attraverso l'uso di queste sostanze, quindi il cosiddetto lifting liquido, molto felice, restavo ancora con dei piccoli dubbi su quello che era il ripristinare una giovinezza, un po' di tensione al collo, all'angolo mandibolare. E allora, proprio nel mio percorso americano, perché è da lì che è nata la mia passione, il mio amore per la chirurgia plastica e gran parte dei miei studi, ho incominciato ad osservare i risultati che venivano fuori attraverso l'applicazione di questo macchinario straordinario, estremamente sofisticato e assolutamente d'élite, non comune a tutti i centri di estetica o di medicina, ma riservato assolutamente agli addetti o agli operatori specialisti, con ultrasuoni focalizzati che mi
dava dei risultati strabilianti che ho visto prima in fotografia e poi fisicamente attraverso dei colleghi e mi sono convinta e ho capito che questo era sicuramente il quadro e il meccanismo che mi avrebbe fatto un po' chiudere il cerchio rispetto al mio sogno del lifting liquido, quindi di lasciare il minor segno possibile al volto della mia paziente o del mio paziente.